Ciao, sono Ambra e benvenuta in questo nuovo video. Sarà il video dei miei regali di compleanno. Attenzione perché non sarà una mera enumerazione di cose, ma vi mostrerò degli oggetti belli, sfiziosi, di make-up e cose anche utili, eccoci insieme. Per prima cosa vi ricordo di raggiungermi su Instagram, anche lì sono Osservatrice Scaltra. Come Osservatrice Scaltra sono anche su 21 Buttons, dove vi metterò tutti i miei outfit low cost ma carini, sfiziosi per l'estate. Vi lascio tutti i link giù nell'info box o nel commento fissato in alto come al solito. Ma partiamo con questo video che è un haul che riguarda Sephora o altri brand, perché c'è stato il mio compleanno il 12 giugno. Su Instagram vi ho chiesto quanti anni io avessi per vedere se mi conoscete bene. Devo dire che sì, tante di voi hanno azzeccato, altre mi hanno scritto che ne ho compiuti 19. Siete falsissime, vi adoro. Però partiamo, vi faccio vedere cosa ho ricevuto per il mio compleanno, tutti i meravigliosi regali che mi hanno fatto. Parto da un regalo di tecnologia molto molto utile ed è stato il regalo che ha scelto di farmi Stefano, ovvero gli AirPods di Apple. Ora ve li vado a recensire perché costano un bel po', costano sui 200 euro circa. Però mi hanno cambiato la vita. Sapete che ho un orto, sapete che amo la musica, amo sentire le conferenze su YouTube, ho tutti i miei canali a cui sono iscritta con tanto tanto affetto, soprattutto conferenze di Bibbia e cose varie che poco c'entrano con l'immagine che do di me su questo canale effettivamente. E devo dire che non aver fili, ma avere questo attrezzo ha rivoluzionato completamente la mia routine. È vero che con i capelli lunghi e queste cuffiette sembro una pazza che parla da sola quando sono al telefono. E sicuramente i miei vicini di casa stanno pensando questo di me, ne sono certa, me l'hanno anche detto espressamente. Però devo dire che sono un attrezzo comodissimo. Ora vi dicevo il costo: questo è l'ultimo modello uscito degli AirPod, è il modello che si ricarica con cavetto. Non ho scelto la modalità ricarica wireless anche perché non ho un apparecchio wireless. Sono potentissimi e questa cosa mi fa anche molto riflettere sulle onde elettromagnetiche che possono emanare. C'è anche da dire che siamo circondati però da magnetismi di varia natura, quindi non saranno queste sicuramente che mi uccideranno, però sono fantastiche, hanno un raggio d'azione veramente incredibile, si ricaricano in modo velocissimo, basta inserirle nella loro confezione e in 5 minuti hanno la carica completa e quando sono completamente cariche vi fanno anche un 3 ore con la musica sparata a tutto volume nelle orecchie. Sono veramente un ottimo acquisto, un ottimo investimento lo definirei, quindi grazie Stefano. Poi passiamo a un regalino qua, un pensiero stupendo che mi ha fatto una mia amica ed è questa t-shirt molto 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 bella, sia per quanto riguarda la scritta Vogue che è bellissima, oltre la stampa Vogue che è veramente molto bella e fa una sua figura con un jeans, uno shorts. Mi piace di lei il tessuto perché è fresco, perfettamente traspirante, non è un tessuto acrilico, ma non è nemmeno il cotone che risulta un pochino più grezzo, passatemi il termine, alla vista, come se ci fosse una fibra vegetale più lucida all'interno, bellissima e comodissima. Poi altro regalo super gradito che se siete amanti come me di profumazioni per l'ambiente e candele vi consiglio di provare nella variante Melon de, quindi acqua di melone, ed è questa Yankee Candle al melone giallo, è una riedizione per il 50° anniversario e ha un profumo melone bianco davvero avvolgente, fresco ma con una nota dolce, perfetto per l'estate, una fragranza che non stufa, il colore verde acido lo trovo bellissimo da esposizione. Questa profumazione ve la consiglio di gran cuore, sono certa che non vi stancherete. Poi en passant Dior lo teniamo per ultimo perché è veramente bello. Mostro i regalini di altri miei amici. Questo ve l'ho già mostrato nei video precedenti dove la uso. Elisa mi ha regalato questa palette di Smashbox che è una vera e propria chicca. Più la utilizzo, più mi piace. Francamente, se siete alla ricerca di una palette completa per il contouring, io vi consiglio lei. Ha una sfumabilità egregia, una scelta cromatica incredibile, è abbastanza compatta, un ampio specchio. Questa è la gamma colori, ma l'avete vista nel video precedente in cui realizzo un total look anche sugli occhi usando solo questa palettina ed è il trucco anti-afa, trovate precedente a questo ed è una chicca. Mi sono innamorata della qualità
di queste polveri, ma già le conoscevo, però devo dire che questa combinazione di cialde è davvero perfetta. Metterò poi giù nell'info box il link diretto con cui acquistarla se siete interessate, ma vi dico la verità, se cercate una palette per il contouring, questa mi ha rapito letteralmente, anche perché d'estate ancora di più io vado per i trucchi molto neutri e spesso proprio salto il passaggio dell'ombretto sull'occhio e utilizzo le terre. Questa è una bomba. Poi Sephora, il mio amico Gian non si è regolato, come segue anche la mia pagina Instagram, ha visto che ero molto attratta da alcune terre anche in questo caso, ma le sto usando anche perché sono diversissime in contemporanea. Oggi ho usato questa di Fenty che mi ha regalato lui e questa è la Sunstalker di Fenty, per l'appunto la nuova edizione di terre con questo packaging specchiato. Questa è come si presenta la terra all'interno, il finish è quello che sto indossando, opaco, si suma benissimo, la giusta pigmentazione, è setosissima al tatto, è una coccola questa terra. La shade che ho io è la Shady Beats e devo dire che è perfetta, è questa che sto indossando anche oggi, mi scalda il viso alla perfezione, crea anche un'ombreggiatura ben definita, insomma una chicca. Poi un prodotto che ho postato e ripostato su Instagram e tanti di voi mi hanno consigliato è questa, la terra di Becca, la Sunlight Bronzer nella colorazione Bali Sands, che è bellissima. A parte che amo questo packaging di Becca, tutto specchiato in rilievo, questa è la nuance, al di sopra abbiamo una serie di brillantini, ma se la andate a prendere risulta veramente perfetta sul viso, altra tonalità ancora molto naturale, molto soft, perfetta per scaldare i bordi e l'incarnato. Questa la devo ancora utilizzare, ma già al tatto mi ha fatto perdere letteralmente la testa. Ho l'impressione che io questa terra insieme faremo grandi cose. E come se non bastasse, Gian mi ha regalato anche un terzo prodotto che è uno dei miei must have, lo sapete, e uno dei miei must have che stavo giusto finendo, ed è Opal di Becca, lo Shimmering Skin Perfector Highlighter. Ecco qua Opal nella sua bellezza, questo me l'avete visto usare spessissimo, è un prodotto che io amo perché non ha un finish polveroso e basta pochissimo, davvero una punta per essere subito notato sul volto, non lascia un effetto però polveroso, ingessato, ma si plasma alla perfezione sulla pelle. So che a tante non è piaciuto questo prodotto e io mi chiedo come sia possibile, è uno dei miei must have in assoluto. Anche in questo caso la confezione è composta in questo modo e la mia nuance preferita, vi dicevo, è Opal. Ultimo ma non ultimo, il regalo dei miei genitori che mi hanno fatto passare tra l'altro una giornata bellissima in quel di Forte dei Marmi. Ma prima io avevo chiesto una cosa specifica a mio papà, il sogno della mia vita era avere un cappero. Sì ragazze, lo so che è un po' di sdoppiamento di personalità, sullo stesso tavolo abbiamo un cappero e due pacchettini di oro. Sì mamma, è tutto sotto controllo. Allora, io amo i capperi, sia da mangiare che proprio mi piaceva l'idea di avere un cappero. Sapete che ho un orto, questa grandissima passione, sapete che vi ho messo il video sul secondo canale, ve lo linko qua sotto. E sognavo un cappero ed eccolo qua, guardate quanto è bello. E questo dovrebbe fare i frutti, quindi ora non vedo l'ora di piantarlo, prendermene cura. E è sempre stato il mio sogno avere un cappero. E finalmente ce l'ho. Ok, ma passiamo ai regali un pochino più modaioli che mi hanno fatto i miei genitori. E mi hanno, siccome io cercavo un portafoglio molto compatto, molto smart, dato che ultimamente, sarà anche complice l'età che avanza, non sopporto più le borse grandi, amo le pochette e amo le pochettine a tracolla. Come sapete, qualora seguiate i miei video da diverso tempo, sono 10 anni ininterrotti che io ho il portafoglio, penso si chiami Emily, di Louis Vuitton, ed è grosso così, quindi riempie da solo una pochette. Cerchiamo un portafoglino compatto, smart, guarda caso in combinazione, proprio sotto il mio compleanno qualche giorno prima, Dior ha aperto uno store temporaneo a Forte dei Marmi presso la boutique Fiacchini al secondo piano. Siamo andati per vedere se c'era un portafoglio che mi stava qua, che ritengo bellissimo, e
c'era. E questo è il mio regalo fatto dai miei genitori, quindi Rosa e Franco, grazie. Lo andiamo ad aprire insieme. Questo è il pacchettino e lo andiamo ad aprire insieme perché io non l'ho ancora aperto, dato che volevo mostrarvi la scatolina integra ed ero già sicura che non sarei riuscita a riprodurre questo fiocchetto che sto sganciando per voi in diretta. Questo portafoglio è veramente la vita per me, è come me l'ero immaginato e qualcuno l'aveva prodotto. Ecco qua la scatolina, le andiamo ad aprire. Questa è la prima cosa di Dior di pelletteria che ho, tra l'altro, spero non l'ultima. E sotto la sua dust bag c'è il portafoglino. Allora, togliamo anche questa confezione perché abbiamo i vari charm. Allora, questo portafoglio mi piace intanto perché è compatto, questa è la dimensione. Abbiamo il classico metlassé di casa Dior e il logo è riportato solamente esternamente con il ciondolino che è removibile. È un colore molto particolare, una via di mezzo tra l'oro e l'argento, molto fine, molto più elegante di un oro e soprattutto anche furba questa combinazione perché fa sì che possiate abbinarlo a borsette con manico oro o argento. Questo è come si presenta il portafoglio, mi piace il fatto che non ci sia il logo di troppo visibile. All'interno è perfetto perché in un portafoglio comunque compatto abbiamo una tasca esterna in cui metterò tutte le varie cartine o scontrini che voglio tenere. Si apre sul davanti e si presenta in questo modo. Questo è l'interno con i vari portacarte, ne abbiamo abbastanza. Sotto abbiamo delle tatticissime tasche per altre carte o per i miei adorati santini, se io ho i santini in portafoglio. Qua ne abbiamo un'altra, quindi una e due. Il logo aziendale portato all'interno in rilievo. La tasca per le banconote che scorre per tutta la lunghezza del portafoglio, quindi abbastanza grande. E infine, ovviamente, anche il portaspiccioli che è qua, quindi estremamente comodo. Eccolo qua, fatto leggermente a soffietto. Questo si chiama Lady Dior Medium Wallet, quindi il portafoglino medio della linea Lady Dior, che francamente mi piace moltissimo perché è molto elegante. Ed ecco qua il regalo dei miei genitori. Poi, siccome mia mamma era nel suo da Dior e penso che quando è uscita, non so se hanno festeggiato o se l'hanno rimpianta perché li ha fatti divertire un sacco. Anyway, quando hanno saputo, comunque vi dicevo che era anche il mio compleanno quel giorno, la ragazza è stata carinissima, mi ha regalato questo ulteriore pacchettino dicendomi che era un regalino per il mio compleanno da parte della Maison ed è stato un gesto veramente molto bello, anche perché all'interno abbiamo uno smalto e se voi mi conoscete sapete che apprezzo moltissimo gli smalti Dior, oltre che per la confezione che è sempre bellissima, ma soprattutto per il pennellino che è perfetto per andare a stendere lo smalto, almeno sulla mia tipologia di unghia, ed è il pennello perfetto per la stesura dello smalto. Allora mi hanno regalato Bonheur, questo colore proprio molto femminile, molto estivo, un rosa brillante, super estivo, acceso, fruttato, mi piace moltissimo, ed è il numero 661, effetto gel smalto ultra brillante. Amo gli smaltini Dior, devo dire che come regalo è stato iper gradito perché insomma hanno anche un costo abbastanza elevato. Ringrazio la ragazza che si è presa cura della mia esperienza all'interno dello store Dior perché è stata una coccola, lei si chiama Marta e le mando un grosso bacio, spero di tornarti a ritrovare presto. Bene ragazzi, questo era tutto qua dalla mia terrazza in esterna con gatto Oliver qua sotto che pattisce l'alfa e mi odia. Spero intanto di avervi tenuto compagnia, spero di avervi fatto vedere anche qualcosa di utile o sfizioso, di avervi lanciato delle micro recensioni come al solito. Noi ci vediamo alla prossima, ma l'augurio di cuore, oddio sembrerò la D'Urso, l'augurio che vi faccio seriamente, sinceramente, molto sentito è quello di non scordarvi di starmi bene. Oh, ci tengo.